Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono io che MC che vi parla e oggi siamo ritornati nel suo video. Allora, mio padre ancora non c'è perché sta in giro, dunque per la c'è Schettina qua, stroppa. Schettin! Oggi hai perdo, oppure valeggiare, vabbè, comunque. Tanto qua c'è il mio cugino che non si vuole far vedere, comunque Iena, che fa parte del canale Enge Iena. E dunque ragazzi, sta per iniziare la partita, Crotone Foggia, andando qua un pochino si blocca sulla zona, perché mo stanno entrando tutti, Papo Moto va ad entrare, Papo Moto, bravi. Vabbè, comunque, tanto arbitro, potessi fischiare, almeno così inizia la partita. Andiamo. Vedete, contare. Vabbè. Ok ragazzi, è iniziata Crotone Foggia. Ci vediamo dopo. Pasquali. Gol del Crotone, segnato Faraoni, un bel gol al volo. Qui bravissimo ad accompagnare Mamma mia. l'azione. Mannaggia. Palla lunga sul secondo palo, lui si coordina a piattone sotto le gambe di Di Sarri. 1-0 per il Crotone. Arbitro, che cazzo fai tu? Di Una palla che Margherita, poteva, la perfetto, poteva poteva prendere, saltare no? di testa, è diventato perfetto per il destro di Faraoni, Dovevo fare fatta prima, perfettamente con il piatto, non l'operativo di Sarri, trovo. la palla che c'è sotto le Cioè, gambe, cavolo. però tanto merito per Faraoni. Ragazzi, finisce il primo tempo di Crotone Foggia 1-0 per il Crotone. Un giocando un po' di merda, ecco, se posso dire così. Cioè Schettino ci sta battendo 1-0, Schettino, ma chi lo è? Mamma mia. No, la R del Crotone. Comunque là sull'1-0 ha sbagliato un po' la difesa, un po' bizzarro, mamma mia. Ma che cavolo, vuoi prendere sta palla o no? Telecam pure, era pure quasi sul suo palo, quel pallone. Vabbè, comunque speriamo nel secondo tempo di darci una bella svegliata. Voi, questo signore. Faraoni, vabbè, comunque ci rimane iniziare il secondo tempo. Ciao. Ragazzi, inizia il secondo tempo di Crotone Foggia. Speriamo bene per il pareggio. Ragazzi, 2-0 Crotone. Un giocatore che col suo Firenze. Mamma mia. Può far girare come, quando e dove vuole. Mannaggia. Risultano i tifosi hanno scelto. Vediamo, il destro a giro con Bizzarri che non ci arriva mai. Tonucci lo aspetta, scappa. Oh, è sempre che l'aspetti, è sempre che l'aspetta Tonucci. Ma perché cavolo Tonucci sembra che aspetti il difensore, sembra che aspetta l'attaccante. Ci vuoi mettere sto piede o no? Mamma, questa è la cosa che mi fa incazzare di Tonucci, che aspetta sempre l'attaccante. Ma mettici sto piede e recuperi il pallone, mannaggia te, invece di aspettare sempre l'attaccante. Ma vaffanculo, va. Ti devo dire che Cioè ragazzi, io nemmeno ho visto il 3-0, nemmeno ho visto il proprio tiro. ispirato 3-0 stasera Crotone. Nalini e ha trovato Sul Dazzone che secondo me la blocca, ma vaffanculo, voi è Dazzone là, ma dicevo pure Dazzone. fare Dazzone 3-0 fa veramente problema schifo, per Fabio Sarri schifo! Come psicologicamente il in Foggia rosa stasera. Ha con Sarri fuori dai pali. Una palla fatto chiamata mettere la dalla scrivania il rituale. Foggia, a posto. Grande gol di Nalini, università per Grassa Donna. Io nemmeno non l'ho visto 15 minuti del sto gol, secondo vabbè. tempo e Nalini si inventa questa roba qui. Vabbè. Mamma mia. Applausi, tutti in piedi. Stanno facendo tutti schifo oggi, mamma mia. Non è Nalini c'è un possibile. rapporto 3-0. con il gol particolare, soprattutto nelle ultime azioni Apposta, della la sua prima andata carriera. contro Schettino. Verticale, 4-0. veloce, tecnico. Mamma mia, Veloce buonanotte. di gruppo, vicino anche di Io Foggia in ci sono Foggia. amici che non ci stanno, Adesso ma va. incassa, cosa ad ogni azione, la spalla di Salonia, libero là va a Salonia. guardare, mamma mia. Basta allenare 30 secondi, Salonia, un secondo di con stroia di Nalini che Grassino, ma tenta. poi schifo, mamma mia. Partito, forse la rilento. Cioè, questi Crotone Nazione un gol Ma è fa. cresciuta la distanza. Qui chiude perfettamente l'azione, si inserisce, Mamma mia. controlla Vabbè, comunque, e ragazzi, passa per Lunino. ci sta perché adesso mangiamo una partita di Una merda. rata 4-0 niente di contro Sarri. una Ma squadra vediamo da qui si può di Serie rientrare. A che è appena retrocessa dalla Serie B, ci sta. Purtroppo, Quasi centrale, riesce a 4-0. spingere con forza di La là. prima contro Doppia Schettino è finale. 4-0 andata. Crotone.
Ragazzi, il calcio di rigore per il Foggia. Rigore che c'è. Vediamo un po' che cosa succede. Hanno dato 9 minuti di recupero, mamma mia. Fatte Mazzeo. Ok. Dai, ma meno una piccola consolazione, 4-1. Torna subito in mezzo al campo. Dai. Mazzeo. Ragazzi, finisce qui la partita. Finita 4-1 per il Crotone. Partita veramente... Mamma mia, ma chi? Proprio una partita scandalosa. Oggi il Foggia ha giocato... Non c'è. Un gioco veramente male. Comunque ragazzi, ci sta perché noi siamo con mezza squadra tra infortuni, squalifiche e cose varie. Vabbè che poi ci manca Rizzo, ci manca Iemmello, ci manca Galano che sarà squalificato per la prossima giornata e poi per la prossima ancora ritornerà Andrea Pescara. Andrea Pescara sì, ritornerà Galano. Andrea Pescara sarà un altro. Comunque ragazzi, noi a Foggia Palermo saremo allo stadio, quindi forse saremo allo stadio. Comunque Foggia Palermo sarà una bella partita tra gemellati pure, che noi con i palermitani siamo gemellati, diciamo un pochino siamo gemellati Palermo e Foggia. Comunque che dire. Ma ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Domani ragazzi dovrebbe uscire una live o un video su cui costruisco lo stadio della Juve. O un video o una live su cui costruisco lo stadio della Juve, comunque. Buonanotte a tutti!